sensazione strana perché in quel momento pensi a tutte le possibili cosa potrebbe succedere in quel momento. È una sensazione diversa che si prova solo facendo ginnastica. Voglio raccontarla a tutti gli appassionati di questo sport e non. I miei follower, quindi anche i miei fan, continuavano a farmi domande sempre più specifiche e io ovviamente non riuscendo a rispondere a tutti, ho pensato di buttare giù qualche risposta, innanzitutto come bozza e poi è nato un vero e proprio libro dove appunto do delle piccole chicche, dei piccoli segreti che la gente che mi segue non sa. Nel libro ci sono anche delle foto, ce n'è una a cui sei particolarmente legato, che ti senti più tua? No, diciamo che sono, le ho scelte accuratamente, quindi sono tutte quelle che mi piacciono di più. E la parte sui fan, quindi magari delle foto dove firmo degli autografi o che faccio delle foto con i miei fan, così sono le mie preferite perché li rendo partecipi anche in questo aspetto della mia vita. Mondiali europei sì, c'è la tensione, però dopo un po' di anni di esperienza si riesce comunque a calmare. E invece prima delle Olimpiadi è stata un'emozione proprio fortissima, infatti giusto prima di salire sul palco sono scoppiate le lacrime, però dopo un po' ci si abitua e si riesce a tirare fuori il meglio di sé. È una cosa molto difficile riuscire a conciliare soprattutto l'allenamento con lo studio, però diciamo che ci sono dei periodi dove la ginnastica ha la priorità sullo studio e altri periodi come questo dove lo studio ha la priorità sulla ginnastica.